Mezzanotte 07, buonasera, ultima edizione breve del nostro telegiornale. Situazione sempre più tesa tra Stati Uniti e Corea del Nord. Oggi il consigliere alla sicurezza di Washington, McMaster, in un'intervista ha dichiarato che gli USA sono pronti ad una guerra preventiva per porre fine alle minacce di un attacco nucleare di Pyongyang e l'ONU vara un inasprimento delle sanzioni per la Corea del Nord. Sanzioni economiche senza precedenti contro il regime di Kim Jong-un, votate all'unanimità questa sera dopo l'accordo raggiunto anche con la Cina. Passa al Consiglio di sicurezza dell'ONU la proposta degli Stati Uniti che inasprisce le sanzioni contro la Corea del Nord, a cominciare da un taglio drastico all'export pari ad $1 miliardi, vietate tra le altre cose le esportazioni di carbone, ferro, piombo e prodotti ittici. E poi limitazioni agli investimenti stranieri nel paese, insomma un colpo non indifferente per l'economia della Repubblica Popolare Coreana. È il più grande pacchetto di sanzioni deciso nei confronti di un paese da generazioni, ha detto l'ambasciatrice americana all'ONU Nikki Haley. Questo nel giorno in cui il consigliere per la sicurezza di Trump, il generale McMaster, ha minacciato un'azione militare contro Pyongyang. Se mi chiedete se stiamo preparando i piani per una guerra preventiva, rispondo di sì, ha detto dopo che l'avanzamento del programma balistico nordcoreano, con il lancio pochi giorni fa di un missile in grado, secondo il leader Kim Jong-un, di colpire qualsiasi obiettivo in America, ha fortemente preoccupato la Casa Bianca. Sul fronte migranti c'è da registrare la decisa inversione di tendenza da parte della Guardia Costiera libica, che oggi ha salvato e riportato indietro 826 migranti, quando le imbarcazioni sulle quali erano stati ammassati dai trafficanti erano ancora a poche miglia dalla zona di Sabrata, il porto da cui erano salpate. I migranti, tra cui molti bambini, erano a bordo di 3 gommoni e 2 barche di legno. Ricondotti sulla terraferma, sono stati affidati all'organismo che si occupa della lotta alla migrazione clandestina e ai trafficanti di esseri umani. L'intervento suona quasi come una risposta nei giorni delle polemiche per la missione di supporto che la Marina Militare Italiana dovrebbe fornire ai libici. Intanto la nave Prudence di Medici Senza Frontiere ha dovuto trasbordare 127 migranti salvati su 2 imbarcazioni della Guardia Costiera Italiana fuori dalle acque territoriali italiane. La nave di MSF, non avendo firmato il regolamento, non può attraccare in Italia. Luisa Ortega Díaz, la procuratrice generale del Venezuela, respinge la decisione della Costituente che oggi l'ha rimossa dal suo ruolo, precisando di non riconoscere tale misura. Nel paese è in pieno corso un golpe contro la Costituzione. Combatterò fino all'ultimo respiro, ha precisato in una nota. La magistrata, fiera oppositrice delle riforme volute da Maduro, aveva appena aperto un'inchiesta sui presunti brogli nel voto del 30 luglio. Ortega Díaz ha accusato Maduro e il suo governo di voler nascondere le prove del coinvolgimento nello scandalo per corruzione che ha coinvolto molti politici in Sud America, da Lula a Rousseff, da Temer a Kirchner. E dopo le sanzioni arrivate dagli Stati Uniti, anche il mercato comune sudamericano ha deciso di sospendere il Venezuela. È morto a 83 anni dopo una lunga malattia il cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo degli ultimi nel suo incarico a Milano dal 2002 al 2011. Il Papa lo ricorda come pastore sollecito, totalmente dedito alle necessità e al bene dei sacerdoti e dei fedeli tutti, con una peculiare attenzione ai temi della famiglia, di matrimonio e bioetica, dei quali era esperto. I funerali si terranno martedì mattina nel Duomo di Milano. Siamo allo sport. Usain Bolt non è riuscito a conquistare il suo 12° oro mondiale, per il giamaicano a Londra soltanto la medaglia di bronzo. I 100 metri sono andati allo statunitense Gatlin, grande rivale da anni di Bolt, fischiato dal pubblico inglese per le sue squalifiche per doping. L'argento all'altro statunitense Coleman. Bolt è scattato dai blocchi di partenza in leggero ritardo, quasi 2 decimi di secondo, e questa volta non c'è stata la sua proverbiale rimonta negli ultimi metri. Il fuoriclasse giamaicano ha comunque la chance di rivincita nella gara della staffetta 4%. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Vi lascio la nostra programmazione, buon proseguimento.